Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti. Oggi parliamo di nuoto, in particolare di una caratteristica fondamentale di ogni nuotatore, o meglio di ogni corpo immerso in un liquido. Parlo cioè del galleggiamento, di questa capacità che è essenziale per raggiungere massime prestazioni. Andiamo subito a vedere. Il principio di Archimede afferma che un corpo immerso in un liquido sposta una quantità di fluido pari al suo volume. Se il peso del liquido spostato è maggiore del peso del corpo, è chiaro che questo corpo galleggerà nel liquido. Per farvela breve ragazzi, un corpo immerso nell'acqua sembra perdere peso per l'assenza di gravità. In realtà non è vero, perché la forza di gravità esiste sempre nel nostro sistema terrestre, semmai questo lo si deve al galleggiamento, o meglio alla spinta ascensionale statica. Queste due forze, la forza di gravità e la forza ascensionale statica, sono contrapposte sul corpo del nuotatore. La forza di gravità si trova nel suo baricentro, nel baricentro dell'atleta, mentre la forza ascensionale statica la troveremo spostata sul baricentro volumetrico dell'atleta stesso. La cosa particolare è che la forza di gravità agisce su un punto che è differente rispetto al punto sul quale agisce la forza ascensionale statica. Questo spostamento delle due forze genera una coppia e, come tutte le coppie nella fisica, si ha quindi una rotazione del corpo sull'asse orizzontale. Per quanto riguarda gli uomini, il punto in cui agisce la forza di gravità è molto spostata verso le gambe. Per questo molti atleti maschili hanno una posizione inclinata con le gambe verso il fondo della piscina. Per quanto riguarda invece le donne, il centro di gravità è spostato più verso la parte anteriore del corpo, quindi le gambe sono più in linea rispetto al pelo dell'acqua e le donne hanno quindi una posizione più piatta e più idrodinamica durante la loro nuotata. L'angolo che viene a crearsi tra l'asse longitudinale del nuotatore e la linea dell'acqua viene chiamato angolo di attacco. Maggiore è l'angolo di attacco, maggiori saranno le resistenze che incontrerà il nuotatore all'avanzamento e minore sarà l'efficienza della nuotata, con un dispendio energetico molto alto e con un rendimento, ahimè, molto basso. Una caratteristica importante che va ad influenzare la spinta ascensionale statica è la capacità polmonare, ovvero il volume di aria che un nuotatore riesce a incamerare nella sua cassa toracica. Maggiore sarà questo volume, più la spinta ascensionale sarà forte e più il corpo del nuotatore sarà portato in alto e di conseguenza avrà anche una nuotata molto più piatta sul pelo dell'acqua. Ma oltre alla forza gravitazionale e alla spinta ascensionale statica esiste una terza forza chiamata forza ascensionale dinamica che agisce e si attiva ogni qualvolta il nostro corpo si sposta nel liquido. Più sarà alta la nostra velocità nel liquido, più sarà alta la spinta ascensionale dinamica. Questa spinta, come dicevo, si sente e agisce quando il corpo viaggia a velocità sostenute. Infatti più si viaggia velocemente nel liquido, più la nostra posizione sarà piatta sul pelo dell'acqua. Questo in sostanza non avviene per tutti quei nuotatori che sono alle prime armi e che vanno a una velocità molto ridotta. Questa forza ovviamente non agisce e lo si può vedere dalla posizione delle loro gambe che è molto inclinata verso il basso. Insomma ragazzi, come avete visto, in acqua ci sono molte forze che non troviamo in nessun altro ambiente. Prima di andare veloce e prima di imparare la tecnica occorre sempre prendere confidenza col mezzo liquido. Questo è fondamentale. Bene ragazzi, per oggi direi che è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento e alla prossima. Ciao!